Silvia, buongiorno da Lucca. Noi quello che faremo stamattina insieme a Suor Bernadetta, anzitutto buongiorno. Buongiorno. È cercare di raccontarti i luoghi della Beata Domenica Barbantini. E lo facciamo da una semplice scala. Una semplice scala che però ci racconta tutta la sua vocazione verso gli ultimi, verso gli infermi. Proprio così. C'era questa signora Anna cieca e quindi la Beata Maria Domenica, la nostra fondatrice, quando ha acquistato questa casa nel 1846, l'ha acquistata proprio volentieri, diciamo con tutte le forze, perché c'era questo coro per dare anche a questa signora Anna cieca ma inferma la possibilità di seguire le funzioni che venivano fatte nella chiesa della Santissima Trinità e quindi sollevare anche il suo spirito oltre che il corpo. Non trovano però la chiave, quindi si mettono in ginocchio su queste scale a pregare, quando finalmente a un certo punto che succede? È così, gli viene consegnata la casa dai signori Morelli ma non la chiave del coro. Quindi assieme alle sorelle, assieme a questa signora cieca, si mettono in ginocchio tutte le sere a pregare qui su questa scala perché si possa trovare questa chiave, ma niente. Allora sono capitati anche dei fatti un po' particolari, perché una volta è capitato che il ripiano si è addensato di fumo, che sembrava che ci fosse bruciasse qualcosa, invece la madre è andata a vedere, non succedeva proprio niente. E un'altra volta, dopo tanta preghiera, è stata vista anche come una bestia fuggire dalla finestra, no? Per cui la madre ha detto: bene, il nemico è fuggito, ora ci daranno la chiave. E così è stato. Stiamo attraversando i luoghi della Beata Domenica e stiamo per entrare, Suor Bernadetta, proprio nella stanza dove lei, diciamo, ha aspirato, ma soprattutto ha lasciato a voi il testamento, quello spirituale. Sì, lei all'inizio di maggio ha iniziato a sentirsi male e quindi ha chiamato tutte le sorelle intorno al letto per consegnare se stessa, chiedere perdono anche. Immagino, e lasciarvi un messaggio. Lasciare il messaggio di proprio trasmettere il carisma, ecco, amate Dio, amate i poverelli, amate gli infermi e amatevi fra voi. Suor Bernadetta, però in questa stanza voi custodite anche all'interno di quel cassettone delle lenzuola particolari, perché la vocazione di Maria Domenica era gli infermi e voi quelle lenzuola le utilizzate per cosa? Sì, è per questo che il Signore concede, proprio per la sua passione per i malati, le concede per sua intercessione le grazie della guarigione. E noi preghiamo, diciamo, mettendo il lenzuolo disteso sopra il malato, e preghiamo il Signore che ottenga la guarigione per intercessione di Maria Domenica. Suor Bernadette, per ora noi da qui ci lasciamo, però tu ci accompagni in chiesa perché ci porti proprio al cospetto di Maria Domenica Barbantini, della Beata Maria Domenica Barbantini, per raccontarci anche dell'eredità che lei vi ha lasciato, va bene? Ci spostiamo in chiesa? Benissimo. Sì, allora a tra poco, ci rivediamo giù dalla chiesa della Santissima Trinità. Devo dire